ti regalerò una rosa. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. No, non ti regalo nessuna rosa, non vi regalo nessuna rosa, ma vi insegno un modo semplicissimo per disegnare le rose. Oggi infatti scopriamo la tecnica più pura per disegnare una rosa, bocciolo o sbocciata che sia. Prima di spostarci sul piano da lavoro però voglio ricordarti un paio di cose. Per rimanere sempre aggiornati e rimanere sempre in contatto con me in maniera diretta, ti aspetto sulla mia pagina Facebook, da lì rispondo alla posta, quindi se vuoi parlarmi, se vuoi comunicarmi qualche cosa, ti aspetto sulla pagina Facebook Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, il simbolo è sempre lo stesso. Sulla pagina Facebook potrai trovare 3 video al giorno ad aspettarti, che sono diversi da quelli che pubblico qui su YouTube, quindi vi aspetto numerosi. Vi aspetto anche sulla pagina Instagram Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, per tutte le anticipazioni sui video e per le varie cose che mi colpiscono durante la giornata, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista del lifestyle e della cucina. Quindi un occhio a tutto tondo sulla mia vita colorata. Vi aspetto tutti anche su Instagram. Se volete contribuire alla vita di Arte per te, vi ricordo anche che potete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Se potete farlo, grazie di cuore. Se non volete o non potete farlo, non preoccupatevi, va bene lo stesso. E adesso basta parlare, perché c'è una rosa da disegnare. Spostiamoci di là e andiamo a vedere la rosa in maniera semplice come si fa. Oggi vi spiego un modo facilissimo per disegnare le rose. Ci occorreranno semplicemente una gomma e una matita. Io userò la gomma elettrica perché mi aiuta notevolmente nel non lasciare la traccia. Questo è un altro dei tools fondamentali dei disegnatori. Ho deciso nel corso della programmazione di indicarvi quelli che sono gli accessori che reputo utili e necessari da avere per meglio svolgere le attività creative. Come vi ho raccomandato il video scorso la stonda angoli, questa volta vi raccomando una gomma elettrica. Quindi iniziamo subito. Disegniamo la rosa con la tecnica dell'ovetto e dei cuori. Allora, è una tecnica molto semplice. Come prima cosa bisogna disegnare l'asse in cui decidiamo di inclinare la rosa. Per esempio, potremmo decidere di farla obliquamente o di farla in modo verticale, ok? Queste sono le nostre assi attraverso cui svilupperemo la nostra rosa. Facciamo prima quella verticale perché la basica è la più semplice. Disegniamo un ovetto che sia speculare il più possibile da ambo i lati. Questo ovetto sarà il corpo centrale della rosa, nonché il bocciolo della rosa, quella da cui i petali si diramano. Adesso su questo ovetto possiamo già iniziare a eliminare l'asse centrale che ci darebbe non poco fastidio. E voilà! Adesso su questo ovetto io in questa parte qua disegno, visto? Lo allargo e disegno una parte concava. All'interno della parte concava faccio uscire una sorta di triangolino stondato che è un petalo interno, dal quale poi ne faccio venire fuori un altro e al centro un altro ancora. Abbiamo creato il nostro incipit di bocciolo. Adesso, partendo dal centro, comincio a fare dei cuoricini molto schiacciati, uno e due, dei simil cuoricini, la forma deve essere più o meno questa, uno e due, ok? Vedete, si sono incontrati al centro. E dal giro poi faccio scaturire un leggero secondo bordo, guardate, da qui dall'angolo esterno tiro giù e sfrangio un secondo bordo un po' sfrangiato. Andiamo avanti e andiamo avanti con un altro cuoricino, uno e due. Io il cuoricino, mentre lo do, lo muovo anche, quindi faccio uno, lo rendo un pochettino più frastagliato e due. Voi per allenarvi potete anche fare questa cosa così,
perché tanto a noi serve l'esercizio in questo momento. Ora cancelliamo tutte queste brutture dall'esterno, anche qui facciamo venire fuori una bordura un po' più ampia, ma anch'essa bella movimentata. A questo punto la rosa si sta sviluppando in altezza, quindi io qui faccio un petalo solitario, voilà, e da qui faccio partire un altro cuoricino e anche da qui i due archi del cuoricino, e qui allargo e qui allargo, ok? Adesso elimino le parti dell'ovetto che ci confondono non poco. Abbiamo tutti questi cuoricini concentrici e l'orma del nostro ovetto. Noi, partendo dal bordo, dobbiamo sempre tirare giù, partendo, vedete che lanza del cuore? Partendo dalla parte interna più estesa, più lontana, dobbiamo tirare giù una così linea. Anche se la parte di svoltina, diciamo così, del fiore è più larga, noi dobbiamo prendere come punto di riferimento non questo così, ma quello interno, e farlo scendere in prossimità dell'orma. Vedete, qui c'è l'orma del vecchio bocciolo, bene, e noi l'agganciamo. Qui esterna si aggancerà all'orma del vecchio bocciolo, perché questo darà il senso di continuità della rosa e anche il senso di agganciamento dei petali a qualcosa, perché a qualcosa devono pure agganciarsi questi petali. Continuo, do l'ultimo cuore più esteso, voilà, e a questo punto ne do soltanto metà, perché qui decido, così in modo obliquo, di creare un petalo frontale, a me frontale. In questo caso farò soltanto la barbetta che fuoriesce, eliminerò il cuore che si è insinuato in questo spazio e lo lascerò così fluttuante per il momento. Io devo costruire la rosa prima nella mia testa e poi nel foglio. Qui comincio a fare il nuovo giro e il nuovo petalo, perfetto. A questo punto faccio un petalo del tutto sbocciato che aggancerò qui e che magari farò svoltare in questo modo, e poi anche qui metterò un altro petalo bello grande. Adesso devo continuare. Io so che il mio bocciolo, il mio ovetto, aveva questo spazio. Vedete ancora le orme? Benissimo. Dall'angolo interno, partendo da questo, io devo andare a questo punto, non più nella zona esterna e fare così, perché non starebbe bene, ma dobbiamo seguire la piega. Quindi scendiamo, voilà, facciamo le prime pieghe del nostro petalo, il fiore sboccia dal corpo centrale, che deve comunque accostarsi a quello che è il corpo centrale, appunto, della rosa. E anche qui creare quel aggancio che sia il più possibile naturale, e quindi anche questo non sarà così rigido, ma sarà movimentato, e eliminiamo ciò che non ci interessa per farvi meglio capire. A questo punto qui sotto possiamo procedere in due modi: o mettiamo un petalo sbocciato a coprire il tutto, e quindi io metterei tipo un petalo qui, magari un po' così,
e risolverei grandemente il problema dell'attaccatura della mia rosa. Mi ricordo sempre la linea centrale da cui l'asse centrale da cui deve scaturire il gambo, che non può prescindere dall'asse. Oppure, se vogliamo far vedere le parti verdi della rosa, quindi il calice da cui si apre il bocciolo, concludiamo, facciamo in modo che qui ci sia la conclusione della nostra rosa. E allora qui facciamo i sepali, facciamo prima quello centrale. Non sono un'esperta di botanica, l'ho studiato quest'anno con Enzino, che si chiamano sepali e calice, e qui agganciamo il calice. E il più è fatto. Poi i chiaroscuri che vedrete nei vari lavori di arte per te faranno tutto il resto, ma possiamo dire che in 4 e 4/8 abbiamo veramente disegnato una rosa bella, aperta, d'effetto. Vi avevo detto che si poteva avere anche una forma obliqua. Ora io questa nella composizione è troppo obliqua, la obliquo un po' meno, diciamo che la facciamo così, ok? Facciamo un bocciolo. E allora partiamo sempre dall'ovetto, potete anche girare il foglio i primi tempi, poi vi verrà assolutamente naturale. Parte concava, ok? E allarghiamo, eliminiamo quello che non ci interessa per non confonderci. Già vedete il fiore, su questo potete costruire moltissimi fiori. Fare una parte centrale e quindi fare partire il primo giro di cuori, 1 e 2, il secondo, 1 e 2, che sarà più stretto. Comunque cominciamo a agganciare, e poi in questo caso io vi consiglio di creare un terzo petalo che si accosti al corpo, così, e facciamo un altro cuoricino, così, voilà. Scusate il rumore, ma ho la finestra aperta e necessariamente devo stare così, perché sennò ombrettina muore di caldo e voi non volete questo, vero? Ok, e a questo punto diciamo che il bocciolo è per lo più fatto. Faccio un petalo che si accosti al corpo e poi ne faccio partire un altro che gira attorno alla rosa, così. Così, e da qui far scendere le linee del petalo e agganciare, creare i sepali e quindi il calice. Anche il bocciolo è stato fatto. Ora, queste rose così sono un pochino rigide, perché naturalmente scaturiscono da una costruzione meccanica della rosa. Come facciamo a farle diventare più vere, più movimentate? Io lo farò con la penna per rendervelo palese ed evidente. Voi ovviamente fatelo con la matita. Molto semplicemente, alla fine, personalizzatele, capite il movimento che fanno, ok? E movimentatele. Quindi capite come si muovono i petali, l'andamento, dove devono inserirsi, ma su quello siate più morbidi, vedete? Date qualche colpo di ansa un po' così, muovete proprio i petali, perché il petalo della rosa è frastagliato per natura, quindi questo essere più fluidi, più morbidi, ma anche più sconnessi, no? nel gesto, renderà più fluido il vostro lavoro, più morbido. Non siate troppo precisi.
quindi poi sarà la vostra mano, la vostra libertà a rendere fluido il disegno. Mi raccomando, raccordate dall'interno dell'angolo e createvi sempre il giusto andamento del bocciolo all'interno, perché le foglie devono agganciarsi a qualcosa, i petali devono essere sempre agganciati a qualcosa. Lasciamo asciugare, nel frattempo esercitiamoci un altro po'. Prima di lasciarvi però vi dico che anche l'andamento delle foglie, dei petali, lo stabilite voi. L'importante è muoverli dal bordo verso l'interno con dei tagli che seguono appunto l'andamento dello scendere del bocciolo. Quindi semplicemente capire da dove arriva un petalo, dove va, verso dove si dirige, e dal bordo farlo scaturire in modo che sembrino quasi delle pieghe del bocciolo stesso. Ma costruire una rosa ad inchiostro me l'avete visto fare in un video precedente, me lo vedrete fare in un video successivo, quindi questo lo lasciamo per dopo. Per adesso esercitiamoci solamente a costruire la corolla del fiore in maniera così un po' meccanica. Poi dopodiché da questo discostiamoci e sviluppiamolo come meglio crediamo. Per esempio, io qui adesso vedo che è troppo largo, quindi chiudo questo fiore, questo petalo, e me ne rimane un altro sul retro. Perfetto, bellissimo, mi va bene così. Ma se volessi dare un andamento ancora più movimentato, potrei metterne un altro dietro a conclusione del tutto. Insomma, posso ancora ampliarla la corolla. Sbizzarrite la vostra creatività non fermandovi semplicemente a questo tutorial, ma spaziate. Continuiamo. Visto che è facile disegnare una rosa, l'importante è capirne il meccanismo di apertura dei petali e il meccanismo di formazione da bocciolo a rosa sbocciata. Quindi spero di avervi fatto un video abbastanza basico e abbastanza facile da cui poter partire per sviluppare le vostre infinite rose, perché non c'è una sola forma di rosa, ognuno ha la sua di rosa, quindi scoprite quella che è la vostra, sviluppatela in diverse posizioni e cominciate a fare proprio uno studio su quello che è il mondo delle rose. Per questo mi vedete molto spesso fare disegni ripetitivi su Instagram, per esempio ho pubblicato molti disegni con le rose, perché quando io comincio a sviluppare un soggetto non mi fermo al singolo soggetto, ovviamente uno studio è fatto di prove, miglioramenti, punti di vista differenti, aprire il bocciolo in differenti momenti e in differenti momenti appunto della sua vita, e quindi farlo sbocciare più o meno e vedere il turgore dei petali, l'abbandonarsi dei petali. Insomma, uno studio è fatto di molti momenti. Non si può dire di aver capito un soggetto disegnando solamente il corpo base, come abbiamo fatto oggi. Quindi da questo partite per sviluppare i vostri soggetti nelle molteplici forme della vostra fantasia.
Se questo video vi è piaciuto, fatemi sbocciare tanti pollici in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e venitemi a trovare sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao!